Vado in... No, non c'è. Soggiunzione, iniziamo dai complimenti di Tarquini. Ha detto Chieti sicuramente sarà tra le prime quattro del campionato. Chieti adesso deve lavorare nel suo senza pensare a quello che sarà la fine, perché io credo che il nostro grado di maturazione, di miglioramento, vada misurato di partita in partita. Tarquini è allenatore che conosco bene, persona che capisce di basket, per cui diciamo che ha voluto in questo momento essere, non dico gentile, ma comunque ha proiettato la sua idea verso il periodo clou del campionato. Al momento devo dire, per quanto possa essere indicativa una partita così, devo dire che siamo stati quelli che hanno regolato campi meglio, con meno difficoltà, con più immediatezza. Fabriano ha vinto soffrendo punto a punto per tre quarti, la stessa Bisceglie per due quarti è stata sempre con loro incollati dietro. Insomma, è una squadra giovane, è una squadra che ha dei talenti, ma oggi possiamo dire che ha dei giocatori che saranno giocatori, no? Ancora ragazzini, ancora giovani. Per cui soddisfatto di come abbiamo affrontato questa partita, perché vi assicuro queste sono le peggiori del mondo, perché trovare motivazione è difficile, quando poi chiudi magari a più 20, più 22, più 23 un primo tempo è molto più complicato rientrare nella fase successiva. Ed è inutile dire bisogna avere la testa, esiste la testa ma esiste l'inconscio, e l'inconscio ti porta poi ad avere magari quel secondo di ritardo su ogni cosa, oppure quel gioco con maggior sufficienza, eccetera. Diciamo che ci fa piacere essere stati quelli che li hanno regolati meglio, ma chiusa qui e pensiero rivolto a Senigallia, che nella rotazione dei tre numeri tre, e cioè Giampieri, Maggiotto e Gurini, è una squadra molto 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 ostica proprio per la tipologia di gioco e di giocatori che ha. Rimaniamo alla gara di oggi, che cosa le è piaciuto di più dei suoi uomini e che cosa le è piaciuto di meno? Allora, di meno il fatto che a volte si fatica a capire in campo contro chi stai difendendo in quel momento lì. Allora, noi partiamo ad esempio con la consapevolezza che loro hanno due buoni tiratori da tre punti, Miglio e Vona, no? Magari non ne sei straconvinto all'inizio, però dopo che ti fanno due bombe, magari la terza volta tu gli vai a difendere sotto al naso e non magari lasciandogli il metro di spazio per poter tirare. Questo è quello che mi è piaciuto di meno. Quello che mi è piaciuto di più, la testa che hanno avuto nei primi due quarti, in cui sostanzialmente hanno chiuso la partita. Grazie. A posto.